Salve a tutti, come avrete visto il caro Giovanni Colla è uscito dal letargo, è uscito dal congelatore più frizzantino di prima, con dei video veramente spettacolari. Andiamo a vedere che cosa ha combinato questa volta Giovanni Colla. Allora, ha preso un video di un pallone sonda ad alta quota e si è fatto questa bella domanda: se la Terra è una sfera, perché l'orizzonte non si abbassa salendo di altitudine? Ecco. Voi sapete bene che noi trovandoci su un globo, su una sfera, mantenendo il nostro punto, la nostra vista orizzontale, se saliamo di quota, l'orizzonte deve necessariamente abbassarsi rispetto appunto al riferimento della nostra vista. Mentre su una terra piatta, siccome una terra piatta tendenzialmente infinita, per prospettiva l'orizzonte che appunto è un orizzonte che tende a stare infinito deve necessariamente trovarsi all'altezza del riferimento della vista. Ecco, lui con questo video sta cercando disperatamente di dimostrare che a qualsiasi quota noi ci troviamo l'orizzonte si mantiene sempre alla stessa altezza. E come lo fa? Facendo il solito giochetto sporco di fare tagli e cuci, cioè prende spezzoni di questo video, taglia le parti che più gli fanno comodo e si mette a fare delle comparazioni un po' poco pulite. Perché? Perché queste riprese di palloni di sonda ad alta quota non stabilizzate hanno queste telecamere che basculano, che oscillano, e quindi la telecamera alza e abbassa l'altezza dell'orizzonte. Quindi non ci vuole niente per uno che vuole imbrogliare a tagliare gli spezzoni che più gli fanno comodo per dire quello che gli pare. Non so se ho reso bene l'idea. Quindi ci fa questi spezzoni, ci mette questi spezzoni che non si sa bene effettivamente quando li ha presi, come li ha presi durante questo video. Bene, poi che cosa fa alla fine? Prende il bel simulatore di Beeslin e ci fa vedere come sulla terra piatta l'orizzonte deve necessariamente passare per il livello dell'occhio, mentre sulla terra globo l'orizzonte deve stare al di sotto del livello dell'occhio, come abbiamo appunto detto prima. Perfetto. L'unico problema di Giovanni Colla è che ha fatto un errore madornale, ovvero quello di linkare il video originale da quale lui ha fatto il taglio e cuci, che sarebbe questo qui. Bene, andiamolo a guardare insieme. Io ho messo una bella crocetta al centro per vedere, per verificare di volta in volta dove l'orizzonte va a cadere, e quindi vediamo un po' come cambia la situazione man mano che saliamo di quota. Innanzitutto è interessante notare come le riprese fisheye sono chi fa le riprese fisheye imbroglia la NASA e quant'altro, e poi che cosa fa Giovanni Colla? Prende una ripresa fatta con lente fisheye. È bellissimo, guardate la lente fisheye come oscilla, guardate come oscilla la ripresa, come appunto la telecamera necessariamente oscillando fa andare l'orizzonte su e giù, e quindi cioè io posso fermare questa ripresa, posso prendere lo spezzone che mi pare e dire guardate l'orizzonte sta sotto. Il punto di vista sta sotto il livello d'orizzonte, oppure il punto di vista sta sopra il livello d'orizzonte, tipo qui, che capite che lascia il tempo che trova. Bene, comunque la cosa interessante è che fin quando ci troviamo a bassa quota possiamo accettare l'idea che l'orizzonte più o meno passa per il centro della ripresa. Perché? Perché comunque la differenza, l'abbassamento dell'orizzonte che dovremmo ottenere è di pochissimo, e quindi possiamo quasi scambiarlo per il fatto che l'orizzonte deve passare per centro della ripresa. Ok, quindi qui all'inizio vediamo proprio come l'orizzonte tende a oscillare attorno alla al più che ho messo come riferimento.
Bene, alzandoci un pochettino di quota, purtroppo in questa fase qui c'è un po' di foschia, però l'unica cosa che possiamo notare, magari guardando appunto queste nuvole, questa striscia di nuvole, come anche qui possiamo tranquillamente notare che la telecamera bascula e quindi queste nuvole salgono e scendono. Quindi se uno vuole fare un taglio ad hoc arbitrario per dire quello che gli pare, non ci mette niente a fare un taglio dove vuole. Ma la cosa interessante è quando iniziamo a alzarci notevolmente di quota, perché d'improvviso questa foschia inizia a scomparire. Eccoci qua, guardate qui la situazione, come non ha nulla a che fare con la ripresa a basse quote. Dove si trova qui l'orizzonte? Si trova al centro della ripresa? Mandiamolo avanti, perché così capiamo bene la situazione. Ovviamente la telecamera continua un po' a basculare, ma siccome non abbiamo più la turbolenza che avevamo a basse quote, abbiamo un'oscillazione minima, ma sempre al di sotto del centro della ripresa. Il che significa che effettivamente, essendoci alzati di quota, l'orizzonte si è abbassato, a differenza di quello che sostiene Giovanni Colla. Guardate qui, addirittura ricordando che questa è una ripresa fisheye, non solo l'orizzonte è ben al di sotto del centro della ripresa, ma tenendo conto che la fisheye sta controincurvando l'orizzonte, perché se l'orizzonte si trova al di sotto della ripresa è controincurvato, quindi con concavità verso l'alto, riusciamo nonostante tutto a vedere un incurvamento dell'orizzonte verso il basso, il che ci dice chiaramente che l'orizzonte è curvo e quindi che la Terra ha una curvatura. Bene, quindi non solo devo ringraziare Giovanni Colla che ci ha fatto dono di questo bellissimo video che ci dimostra palesemente che la Terra è sferica, addirittura dandoci due evidenze veramente molto eclatanti, ovvero che salendo di quota l'orizzonte è decisamente al di sotto del punto di vista, ovvero del centro della ripresa, e che effettivamente l'orizzonte si sta incurvando a causa appunto della curvatura terrestre. Facciamo un'altra bella cosa per chiudere questo video esplicativo. Andiamo a confrontare questa situazione qui con quella che effettivamente Giovanni Colla ci sta presentando come chiaramente la differenza tra la situazione su terra piatta e su terra sferica. Quindi, a che cosa corrisponde questa situazione qui del video, dove l'high level corrisponde, è idealmente una linea che passa per questo più qui orizzontale, questa ripresa corrisponde a questa sulla destra con l'orizzonte che è più basso rispetto all'high level, o corrisponde a questo sulla sinistra con l'orizzonte che passa per il centro della ripresa? Ecco, se avete capito che cosa questo video ci sta dicendo, avete capito che la Terra non è piatta. Vi lascio con un'ultima domanda, un'ultima cosa sulla quale riflettere. Ma secondo voi, Giovanni Colla, questa parte qui del video con l'orizzonte al di sotto del centro della ripresa, lo ha visto o non lo ha visto? Secondo voi l'ha capito o non l'ha capito? E se lo ha capito e ha visto che l'orizzonte si è abbassato alzandoci di quota, per quale motivo ha fatto il video che ha fatto? Ecco, fatevi queste belle domande, capite bene quali sono le intenzioni di Giovanni Colla, rifletteteci bene e ci vediamo alla prossima.